L'integrazione di tutte le reti infrastrutturali, aeroportuali, ferroviarie, portuali e stradali è l'obiettivo centrale per immaginare un nuovo sviluppo della Capitanata, ovvero terra, aria, mare. Con il presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Di Mauro, sono intervenuti i presidenti dei comitati Vola Ginolisa e Un Baffo per Foggia, Sergio Venturino e Luigi Augelli, il presidente dell'ASI, Agostino De Paulis, ed il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, quest'ultimo in videoconferenza. I lavori, moderati dal responsabile del centro studi di Confindustria, Michi De Finis, sono stati conclusi dal vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese. Noi dobbiamo cogliere l'opportunità di questo momento, essere nelle condizioni di trasformare in opere concrete gli investimenti del Recovery Fund e delle altre risorse che sono presenti nella programmazione 2021-2027. Chiuderemo quest'estate e completeremo l'aeroporto Ginolisa, sia per quello che riguarda i voli passeggeri che per quanto riguarda la protezione civile, che è importante per il nostro territorio perché avrà un impatto. Stiamo e abbiamo chiuso con il Ministero insieme all'autorità portuale 120 milioni di euro per il porto industriale di Manfredonia, che è una delle infrastrutture strategiche per il nostro territorio. Se noi saremo in grado di ridare vita a quell'area industriale importante, a uno dei porti che era tra i più importanti dell'Adriatico, rimetterlo in vita, connetterlo con l'area industriale retroportuale dell'ASI di Foggia, dove ci sono altri investimenti, significa fare in modo che la Capitanata possa divenire attrattiva per investimenti privati e pubblici.